Buonasera amici e amiche della Chelsea vs Basket, benvenuti al Pallaloro Piana per l'incontro della domenica contro la Salbat Piombino, ospite della prima domenica di carnevale in quella della Valsesia. Eli Antonio, reduce della promozione all'Uragna, sul campo pronto per la palla 2 insieme a Persico, che è sempre più lungo ogni anno che passa, il grande ex Sodero, che è uno dei miei playmaker preferiti, Molteni, completa il quintetto per coach Andreazzi, il numero 13 Camillo Bianchi, per coach Bolignano invece solito quintetto formato da Di Meco Petracca, miglior giocatore sorpresa a mio avviso della stagione valsesiana, Ingrosso Paragalli e il capitano Cazzolati. C'è da dire, ciao a tutti, subito che Piombino ha due assenze importanti, Procacci che non è neanche in panchina, playmaker vero di questa squadra, e Iardella reduce da un infortunio la partita precedente. Intanto buona rotazione difensiva di Valsesia Basket, bravi. Dicevo, anche il tunnel, col tunnel di Paragalli. Carpale, sì. No, dicevo, assenze importanti anche perché Iardella è il sesto uomo di lusso che è la panchina e spacca le partite. Procacci invece... Però Iardella è in panchina, Sì, in panchina, ma non si è scaldato proprio. Quindi tu sei sicuro? Abbastanza, sì. Però... Tanto in grosso, scivola, prende subito con un bel Lopez. Grande invece la palla per Cazzolato, che salta la gazzata dello sport. Gioca più per prendere il fallo che per andare a fare i due punti. Vediamo un po' Molteni con responsabilità, che l'anno scorso questo palazzetto fece una bella partita. Che brutta palla ha dato a Neri Antonio. Assolutamente. Strano però. Piombino che era partita tra virgolette con le squadre, tra le squadre favorite. 10 poi secondi, qualche problemino in termini di risultati. Diciamo che Fratto probabilmente non si sostituisce così facilmente. Fratto non si sostituisce, anche se lì è Antonio è un signor giocatore. Esatto, non so, problemi forse di chimica. Fontana, Persico intanto profondissimo, marcato da Petracca, gli dà giusto quei 20 centimetri, è arrivato in aiuto anche in grosso, che gli dà giusto quei 40 centimetri. Infatti si è preso un bel gomito sul muso. Un bel randellone, primi due punti della partita, si muove il tabellone. Sì, dopo un minuto e 30 di basket bellissimo, no, insomma sì. Si lo almeno offensivamente. Io adoro questo tipo di basket, fatto di errori. Intanto grande riccio di Cazzolato che non si sa perché non riceve. L'MVP di Costa d'Orlando, Di Meco, autore di una prestazione esagerata a mio avviso. Sbaglia il jump dalla media, intanto si fa vedere Molteni. Questa maglia fluorescente di Piombino mi fa un po' sballare. Sì, abbastanza lisergico. Mi sento in preda a LSD. Intanto Sodero con la specialità della casa. Assolutamente, l'ha già visto Guglielmo qua un paio di stagioni fa, con una bellissima stagione, soprattutto nella seconda parte, quando la raccoglie dal palleggio mano destra. Trova sempre la quadratura dei piedi per creare un buon tiro. In grosso con una cosa difficilotta, anziché no, guadagna bella, il primo down, rimessa dal fondo. Bella, è molto bella, però... Sì, vista da qua era palla blu, Era palla blu tutta secondo la me sì, ok. Anche secondo me. Tanto Di Meco e Persico, onestissimo, invece dice che l'ha toccata lui. Vedi Michi, non capiamo mai niente, non ne mettiamo una neanche assolutamente, davvero. Tanto Cazzolato, che sta facendo un buon 2020, sta giocando una buona pallacanestro, Faragalli col palleggio più lungo del mondo. Bravo davvero, bravissimo soprattutto a trovare l'equilibrio dopo quei due palleggi dai tre metri, che è un arresto e tiro che obiettivamente si vede più poco. Valsesia Basket che va a zona dopo questa situazione, anzi adesso accoppiata, altra Camillo palla Bianchi. Persa, sì, Camillo Bianchi tra l'altro in quintetto questa sera, Mazzantini di solito non è da, comincia non è da esatto, no, palla schiacciata in terra, alla, a lungo in area,
Sì, anche perché lì un passaggio in sottomano andava benissimo, ce l'aveva lì. Oppure sei LeBron James che la dai quella palla lì con il contagiri. Sì, che gli rimbalza proprio, gli torna su. Anche perché LeBron James lo fa con Javale McGee, che insomma si avrà l'atletismo, ma non mi sembra, insomma. Un file dicitore. Esatto. Tanto bello lo show di Meco. Tanto Faragalli sembra lo zainetto di Persico. Gli ha messo una mano dietro. Praticamente gli arriva, potrebbe dargli una testata nei testicoli. Ma più che altro se si gira lì la che capezzoli. Ma no. Si può dire capezzoli, no, in diretta. Secondo me non ci arriva. Non ci arriva, dici? No. Perché persi con il capezzolo che punta in alto, per ma quello. Sì, cioè, sembra un po' turgido. Ok, va bene. Torniamo a giocare a pallacanestro. No. Uscita per Sodero con vantaggio, qua non lavoro di pretracca. Aiuto il recupero. Persico col morbidone dai 5 metri. Sembra un bel giocatore. Sì. Un po' evanescente per quello che me lo ricordo io, quando la partita un po' punta verso il finale. Adesso poi questa no. Però grande palla. Mamma mia! Federico in grosso come la molla al collante, veramente. È roba di altissimo livello. Magari fa un po' più fatica a leggere la rotazione successiva della difesa su queste cose qua, ma se la difesa sta 2 contro 2 su quelle cose lì è proprio tanta roba. Petrarca ancora una volta accoppiato, bel lavoro ancora una volta difensivo di Petrarca. Fallo di Cazzolato, saranno due tiri liberi per Molteni. Eli Antonio si è visto poco, ma ci ha fatto una quantità di blocchi. Sì. Una partita. Alla fine è un playmaker aggiunto, proprio sì, il giocatore completo, capisce la pallacanestro. Direi che la promozione di Oraia l'anno scorso principalmente è passata dalle mani sue, oltre che di quelle di Piunti piuttosto che. Beh, diciamo che giocatori da cui è passata la promozione in quel di Oraia l'anno scorso, qualità ce n'era nel milanese. Però, Lì Antonio, insomma, ragazzo. Quel giocatore che non puoi farne a meno. Lì Antonio, ragazzo, tra l'altro, settore giovanile di Siena, che ha fatto anche tante nazionali giovanili, sembrava potesse diventare un giocatore di un livello superiore, invece si è dimostrato un gran giocatore di Serie B. Di Meco sul mismatch, bravo il grosso invece a prendersi un fallo, attacco di Persico, sì. Altra parte di Meco invece sul mismatch, un po' pollino nell'appoggio, malgrado il vantaggio fisico. Non va mai perso, tende sempre ad andare più. Sì, anche perché non ha centimetri rispetto ai pari ruolo, e questo tipo di soluzione un po' in allontanamento se la porta via anche quando è contro i piccoli. Bravo in grosso a mantenere l'equilibrio. Uno scarico di Meco, esci. Ha usato la mano sinistra. Sì. Fate una X sul calendario. Petrarca però a rovistare nella spazzatura, prova, palla e rimessa dal fondo, secondo down, esatto. Guadagnato. Vedranno tanto veramente. Siamo freschi di Super Bowl, no? Esatto, tanto si è un Super Bowl quest'anno. Dopo voglio vedere chi sono le nostre Shakira e J-Lo, io un paio di idee ce le ho, ma non me le svelo. Intanto Faragalli che fa una cosa bella in attacco, allora qualche spunto ogni tanto interessante è. Soprattutto bella la scelta di andare al tabellone in quella situazione col difensore che sul pick and roll lo inseguiva. Bravo lui in questa situazione a trovare equilibrio, bravo in grosso a mettere la mano su questo dorsale. Okay. È la seconda volta che si fa cieco Sodero, poi dopo il cieco si apre, invece Sodero prende un altro blocco e va in aria. Non l'avevo mai vista. No, adesso ci farò caso. Non succederà più, tanto Eli Antonio. Antonio va proprio sopra le braccia e la testa di Petrarca. 5-6 centimetri di differenza si vedono tutti, soprattutto anche in termini di apertura all'area. Bel blocco di Petrarca, cazzolato con vantaggio. Bello il movimento da Kobe questo. Sì. Guarda se sembra un po' con questo look da codino e barbone un pastore valsigiano. Si è acclimatato. Si è acclimatato in Valsigiano, manca la camicia a quadri. Tanto time out di coach Bolignano. Non molto felice delle ultime due difese dei suoi, penso. Quando volete. E si ricomincia.
comincia, punteggio di 6-12, mini break da quel di Piombino di 4-0. La Sesia Basket in crisi, obiettivamente parte un po' leggera in difesa, ma soprattutto offensiva. Un blocco irregolare di Dimeco. Stavo guardando la palla, probabilmente blocco in movimento. Sì, sì, un proprio super movimento. Un po' da pollo, anche un po' da pesce. Contro persico. Ok. Pesce persico. Bedini. Fresco di convocazione in nazionale albanese, che è una bella notizia, un po' meno per i valsesiani, perché salterà le prossime due gare in casa con San Mignato della grande ex Quartuccio e di Caversazio. San Mignato sta facendo una stagione non sorprendente di più. Però ormai non sono più sorprendenti. Ma è Barsotti che non capisco perché non iniziano a chiamarlo dai piani superiori, insomma. Avrà fatto qualcosa, oltre ad essere... Io devo dire che sono 5 anni che dico che lo adoro come allenatore, quindi nessuno mi ruberà questa cosa. Intanto la terna arbitrale, che poi è un duo, arbitrale, si dimentica di fischiare passi. Difesa valsesiana, però ancora una volta abbastanza in ambasce. Il quintetto valsesiano con l'entrata di Bedini per Dimeco. Dimeco si è abbassata in maniera importante dall'altra parte. Coach Andreazza comincia anche lui a usare la panchina. Giro di pausa per Persico, dentro riva, lungo giovane con buone mani anche da lontano. Un po' figlio d'arte, non troppo. È il figlio di Antonello Riva, no? No, penso proprio di no, Paolo. No, quello, allora quello dei motoscafi. Insomma, pago la persona evidente, però probabilmente. No, non è il figlio di... Figlio di Riva è nettamente più vecchio, anche lui giocatore di basket, ma nettamente più vecchio a memoria. Allora mi hanno detto bugie. Poi magari la sparo io, Intanto, giusto per non farsi mancare niente, coach Andreazza butta dentro Mazzantini dalla panchina. Fuori Molteni, Sodero probabilmente da playmaker. Si apre Faragalli insieme a Petrarca. Faragalli marcato da Camillo Bianchi, mi si è incazzolato, torna a Faragalli, allora sale Petrarca, Faragalli da lontanissimo. Non trova niente se non rimessa al fondo per Piombino. L'attacco valsesiano continua a battere abbastanza in testa, non trova vantaggi sulle situazioni. Coach Bolignano chiama difesa zona. Camillo Bianchi, tra l'altro, non abbiamo ancora parlato, ma è un giocatore che piace da morire, perché sa veramente fare di tutto. Di Antonio. Questo tiro in arretramento risulta veramente immancabile. Ecco, Di Grosso si mette in proprio, forse è meglio così. Federico, pensaci tu a dare un po' di sproni. Intanto gioco corna chiamato da Guglielmo Sodero, riceve consegnato, si apre di Antonio, finta, bello, non trova il fondo. E bravo Petrarca a lottare contro due maglie blu. Bravo. E bravo Cazzolato a non far sfondamento, bella la palla per Ingrosso, sfortunato, bravo Bedini ad andare a lottare e a guadagnarsi una gita in lunetta. Conti Dimeco e Cinalli. Vediamo quali sono i cambi. Fuori Petrarca, fuori Cazzolato. Attacco valsesiano che obiettivamente sta abbastanza tribolando, anche perché la difesa produce relativamente poco e Valsesia Basket si trova sempre ad attaccare a difesa schierata, e difesa schierata quest'anno sono abbastanza problemi. Perdi intanto, mette il primo. Io farei un commento sulla fase offensiva di Valsesia dal coach più vincente della Valsesia in questo momento. Che ha perso la prima settimana scorsa. Coach Cerri, cosa farebbe lei? No, approvo le scelte di Bolignano, soprattutto sulla zona. Cambi difensivi ottimali. Ottimali. Questo sarà
ottimali. No, ottimali per noi, ci stanno i cambi di palla. Intanto però paghiamo un centimetro. Stiamo vedendo come la palla canestro moderna in 3 secondi stia andando sempre più a essere dimenticato. Dimeco abbastanza pollo però in questa situazione. Camillo Bianchi costretto a fare una cosa non da Camillo Bianchi, a crearsi un tiro da solo dal palleggio. Quante volte vi ha detto la frase Dimeco e pollo quest'anno? Un po' troppe. Forse troppo. Qui mi ha detto pesce. Intanto più quando arriva dalla lunetta una sentenza. Cesa Basket, che ribadisco, ha bisogno assolutamente di aumentare la qualità degli uno contro uno in difesa, ma dall'altra parte ha bisogno di cominciare a trovare buoni tiri. Mari! Bravo! Bravo Bedini! Coach Andreazza su questi blocchi continua a inseguire. Infatti obiettivamente quasi tutti i canestri di Valsesia Basket, tranne un roll di Dimeco, sono arrivati dai 3 metri. Bravo. Tanto lì Antonio ne mette altri 2. Valsesia, una fatica incredibile al rimbalzo difensivo, dopo guardiamo la statistica. Sarà tanto a poco. Ma c'è bisogno in assoluto che gli esterni valsesiani vadano ad aiutare i compagni di squadra, perché altrimenti obiettivamente a rimbalzo Valsesia quest'anno paga. Tanto sovrannumero non sfruttato di Piombino, si va da lì a Antonio che vede 2 lati nel campo, Camillo Bianchi una... Oh! Mamma mia, un incrocio sotto le gambe alla velocità di Super Sonic, bellissimo, un fischio abbastanza fiscale forse. Sono d'accordo, fuori dentro Ambrosetti e Dosic, fuori Dimeco e Faragalli, Dimeco gravato di 2 falli, probabilmente se non sbaglio abbiamo dovuto per le statistiche, ma secondo me non ci vado lontano, è abbastanza il giocatore più falloso di tutta la Serie B. Camillo Bianchi invece dalla lunetta tendenzialmente una sentenza. Possibilità di concretezza più che altro di arrivare a più 10, intanto torna Ambrosetti, primo quarto dei valsesiani diversamente bello, intanto in grosso Dosic, intanto fa palla in attacco. Siamo in un momento della, il classico momento della gara in cui una cosa che non capirò mai, la dico, mi assumo di ogni responsabilità, mi chiedo sempre perché ogni tanto c'è questa maniera di protagonismo di chi non ha la divisa né gialla né blu né bianca né arancio. Sodero a passare la metà campo, palla arriva, la prende. C'è un po' di movimento sul lato forte, Mazzantini si spazia bene, però è ancora Eli Antonio, bravo! Questo movimento qua chi lo faceva? Kevin McCain, Stojko Vrankovic anche lavorava tanto su quel perno, il doppio slittamento successivo. Bravo, vedo che però, sei proprio un serio. Mamma mia, bellissimo il lavoro di Eli Antonio che in questo primo quarto ha fatto bambini coi baffi. Valsesia Basket anche un po' sfortunata, di Antonio invece come miglior centrovanti sulla scatta sul fuorigioco, 24-12, attacco di Valsesia Basket, difesa di Valsesia Basket, vediamo se si può migliorare perché si può solo migliorare. La notizia positiva è che è il primo quarto. L'altra sera guardavo Sing, non so se l'hai mai visto, c'è una scena dove c'è il koala in fondo alla vasca e diceva che il lato positivo quando tutte le cose vanno male che c'è solo una direzione per andare che è in alto. No, e con questa ci fermiamo. Pensavo dicessi una parolaccia. No? No, non ha bisogno di un intanto pronto per ricominciare primo quarto, tra l'altro velocissimo, sì. 18 minuti per 10 giocati direi. Valsesia Basket che riparte con Bedini da 3, grosso ancora in campo, Dosic si perde sul gioco, dipende se si è mai ritrovato su questo gioco dall'altra parte. Bella questa palla, intanto
bravo Brosetti a fare. E ancora una volta Valsesia Basket trova un buon tiro dai 4 metri e quelli sono i tiri di Valsesia Basket. Questo è il fallo tutta la vita di Dosic, nel senso che io abbracciavo così la mia fidanzata anni fa. Dosic ti fa venire quella voglia di vivere a volte che è quasi contagiosa, cioè. Tanto Mazzantini, bel giocatore anche lui. Primo mi sta giro. Prendendo un po' onestamente il quinto posto di Piombino. Sì, obiettivamente un po' sotto le aspettative. Sono abbastanza ignorante, non so se hanno avuto parecchi infortuni, so che l'infortunio di Procacci potrebbe essere cosa seria. Procacci è da qualche partita, da un mesetto circa, che gioca sull'infortunio col contagocce. Anche Iardella è infortunato. Si è rifatto male a lui. Ah, sì. Iardella invece settimana scorsa è proprio dovuto uscire, anche adesso è in panchina, ma l'abbiamo visto muoversi. Obiettivamente mobilità è proprio poca. Valsesia Basket sembra zona. Otto signori giocatori, quelli di Piombino, quinto posto, in funzione. Passatemi il termine modesto. Sì, direi di sì. Anche perché senza nulla togliere, il nono e il decimo sono Riva e Molteni. Uscito per cazzolato con vantaggio, brava la difesa di Piombino a ruotare. Bravo Petracca a tenere questa palla, a guadagnarsi due liberi. Scelte di Coach Andreazza abbastanza chiare, proteggere il ferro, togliere il tiro da tre punti a Valsesia. Soluzioni ce ne sono tante nel mid-range, che nel basket moderno obiettivamente paga relativamente poco. Fuori Riva, dentro Persico, fuori Li Antonio, dentro Pistolesi, ragazzo del 2000. Possiamo parlare di filosofia dei massimi sistemi. Questa squadra, il coach Bolignano, trova ritmo dalla sua difesa. Assolutamente. Se non riusciamo a trovare ritmo in ogni azione, prendiamo canestro. Assolutamente, c'è proprio la necessità di entrare nei giochi in transizione. Molteni attacca, arriva la palla a Camillo Bianchi, Medini sta bene con lui. Tira in testa, ma Persico contro Brosetti è lunghissimo, poi non attacca, bravo Bedini a prendere sto rimbalzo. E buona la difesa di Valsesia Basket e bravo Ferdi andare a rimbalzo anche lui. Vediamo, c'è bisogno. Tanto grandi legnate fra Mazzantini e Petracca. C'è bisogno che gli esterni valsesiani vadano a rimbalzo. Bruttissima la lettura di Faragalli, che aveva l'uomo nell'angolo libero. Ma c'era il fischio giusto. Sì, sì, non aveva messo il secondo piede in campo. Non aveva il secondo piede in campo. Faragalli si salta e non sa cosa fa. Ma anche per il passaggio c'era. Adesso mettono la palla lì in mezzo, Mazzantini riceve con spazio. Specialità della casa. È buono l'attacco toscano contro la zona valsesiana, prima volta per coach Andreazza, uomo in lunetta, spazio subito negli angoli, Mazzantini una sentenza. Se la palla arriva con quei tempi in lunetta si fa notte molto presto. Intanto Sodero con una partenza omologa, sì. Però il costo, l'inflazione di passi, intanto pronto a tornare in grosso per un evanescente finora Ambrosetti, un coach Bolignano contento il giusto. Sì, Ambrosetti obiettivamente come scelta un tiro discreto, come esecuzione obiettivamente anziché no. Ancora una volta buona la difesa di Piombino, bravo Cazzolato a trovare Petracca lo spazio. Petracca obiettivamente è un giocatore che questo tiro ce l'ha ed è un giocatore che è in fiducia. Adesso dico una bestemmia, ma sai che per paradosso, per il volume di gioco espresso, meno 10 non reputo un affare? Ah beh, assolutamente. Soprattutto per la difesa valsesiana che obiettivamente era uno dei punti forti della squadra di coach Bolignano.
stasera invece obiettivamente male, ma proprio male su uno. Bravo Petracca, non trova l'equilibrio a tirare mano sinistra al piede destro, bellissimo. Palla da una parte, portiere dall'altra. L'uno contro uno secondo Mazzantini. In cross, si mette in proprio. Ma dicevo che il secondo canestro di Pioppino dove c'è un crossover ad una velocità fotonica. Sì, dopo sì, quello sì, di Camillo Bianchi. Ma tra l'altro ha avuto la stessa posizione, lì si vede che c'è l'acceleratore, tipo certi videogiochi. Ancora una volta bravo Cazzolato ad andare a rimbalzo, se gli esterni vanno a rimbalzo la barca galleggia nettamente meglio. Comunque alla fine del primo quarto, sai com'era la statistica dei rimbalzi offensivi? Tre pari. Tre pari. Bravo. Grazie. E questo è un altro motivo per il quale non ne becchiamo una. Esatto. Cioè se mi dicevano 6-0 ci credevo. E Petracca bravo ancora una volta questa situazione con l'uno contro uno da 6 metri andare al ferro, guadagnarsi un viaggio in lunetta che potrebbe voler dire meno 7 per Valsesia, time out anche per noi. Scusate, abbiamo il camera di stress agonistico da carnevale. È in calore, adesso lo castriamo come il gatto. Viaggio in lunetta per Petracca. Quintetti rispetto al time out mi sembra confermati. Petracca sbaglia il primo. Chi è il gufo che ha detto che si va a meno 2? A meno 2? A meno 7. A meno 2 è impossibile. A meno 2 era impossibile, però. Vabbè. Chi era fortunato te che non capisce. Grazie all'altro, non l'ho bevuto. È stato Molteni per Mazzantini, palla in posta Persico che prende il centro. Fallo di Petracca, questo è proprio un brutto fischio. Questo cos'è, un brutto fischio? Questa è una cagata. Questa è una grandissima cagata. Viaggio in lunetto, ha trovato rimessa? Rimessa doppia cagata. Doppia cagata. Doppia cagata. Sinceramente brutto fischio. È prima volta comunque di Persico isolato in post-up contro i lunghi valsesiani, che sono lunghi ma non così tanto. Mazzantini parte forte, bravo Nick a isolare, a tagliare fuori Persico. Faragalli la spinge, finta di tiro di Bedini che poi si autostoppa e poi tira cadendolo indietro. Serie di forzature di Bedini che poteva scaricarla fuori per un tiro comodo di Faragalli. Tiro per Faragalli, ha avuto un po' voglia di riprendersi questo tiro. Adesso direi che Sodero sempre in campo, intanto questo è Uki. Nonché questo fischio ci sta, esatto, questo fischio ci sta, soprattutto dopo il fischio precedente. Direttori di gara che mi sembrano abbastanza. Probabilmente se non facevano il fischio precedente non l'avrebbero fischiato questo. Tre falli di Dosic in 12 secondi. Falloso precoce. Come te a letto. Esatto, te l'ho messa lì, è questa. Esatto, intanto è bravissimo in grosso. Quando più c'è traffico più si esalta, questi. Sì, sì, anche perché comunque obiettivamente Piombino continua a inseguirsi questi blocchi e i tiri sono quelli lì, in quegli spazi lì. Bravo Cazzolato sulla partenza di Mazzantini, rimane accoppiato. Senza ritmo. Senza ritmo, tiro difficile. E in certe situazioni di lettura obiettivamente Procacci manca. Bella questa bella palla. La palla, davvero anche questa. Bellissima la spaziatura di Cazzolato. Però i tempi di quel pallone, sì, un sì, punto sì. E mezzo. Sì, no, assolutamente. Assolutamente. Solo tu la facevi andare via così. Io la davo via meglio di Moana. Tanto Sodero sempre in campo, si rispazia molto bene, attacca adesso in grosso, torna indietro, in grosso stagli vicino, se no sono tre. È il morbidone come la vostra miglior carta igienica. Giustamente. Proprio bello vederlo Coach tirare. Bugliano si arrabbia tantissimo, in grosso non può fare quell'errore. Petracca in gas. Tiro difficile, non aveva gambe, soprattutto marcato da Persico, secondo me lì ci sta proprio la finta, la partenza. Conosce bene i ferri,
Paragalli, rimbalzo lungo, un po' forzato questo di Guglielmo, che da noi era spesso in versione Guglielmo Tell, che scagliava a dardi infuocati in quel canestro. Bello il ricciolo di Nick Piedini, non c'è spazio, poi salta. Quando passa il salto, buona la difesa di Piombino. La stessa base, secondo me, su questi riccioli avrebbe proprio bisogno di aprire di più il campo. Da basket, dicevo, su questi riccioli avrebbe proprio bisogno di aprire di più il campo sul lato debole, perché la difesa toscana collassa molto bene l'area. Collassano bene l'area, sono lunghi, esatto, noi non la muoviamo tantissimo. Poi adesso entra anche lì Antonio, diventano ancora più lunghi, però è uscito Pistolesi, mi sembra un ragazzo del 2000, direi starting five. No, c'è Mazzantini, però è un tanto grande passaggio di sponda, non avevo mai visto questo. Tanto Faragalli, passo e tiro da chi a scuola, questo era fallo, un po' brutto da vedere, però obiettivamente il fischio ci stava. Però Faragalli ancora una volta con le idee poco chiare su quel cambio, bravi Pedini e Di Meco. No, no! Bravi Pedini e Di Meco. Tanti fischi finora non mi sono piaciuti. Al di là del fischio, giusto, sbagliato, cioè, a volte si va a premiare l'attacco quando non c'è proprio niente da premiare. D'accordo, nel senso che fischio su Faragalli precedente, secondo me in un'etica di gioco non fischio, meglio su Faragalli precedente in un'etica di gioco ci poteva anche stare, questo invece secondo me assolutamente no. Chiuso l'ombrello, non c'è spazio, va a fare un tiro persico però dalla lunetta. Arrivati a meno 3, siamo di nuovo a meno 7, direi meno 8, invece io l'ho guffata a persico, meno 7, grazie. 3 minuti al termine del secondo quarto, 2-6, 3-3 per i ragazzi di coach Andreazza, bravo Nick, peccato. Un po' sfortunato, ma come una volta i tiri sono da quegli spazi lì, lì si crea vantaggio, lì Valsesi a base, se non ribadisco, deve avere le spaziature per creare di nuovo un passaggio di riapertura. Dosis con 4 falli in un secondo, fa il quarto fallo, ma ne ha fatti 4 in un secondo. Coach Bolignano non molto felice, time out per lui. Dosis bene ma non benissimo questa sera, time out anche per noi e si ricomincia col viaggio in lunetta di persico. Palla loro piana, un po' arrabbiato per il fallo precedente di Di Meco, questo di Dosic obiettivamente invece c'era tutto. Guardavo un attimo le statistiche nel time out, obiettivamente è la qualità dei tiri di Piombino che è nettamente più alta, di conseguenza anche le percentuali sia dalla lunetta ma anche da 3 da 2. Piombino sta tirando col 50, Valsesia Basket invece percentuali nettamente più basse, ma anche perché la qualità dei tiri è obiettivamente peggiore. Bello il lavoro sul tentato ricciolo di Ingrosso. Dosic intanto prova, scalpella l'assist di Pedini, che veramente bella palla. Non era facile sbagliarlo. Intanto Eli Antonio e Persico non si capiscono, palla persa. 26 a 35 per Piombino, ritorna Camillo Bianchi per Molteni. Ma sottotono Molteni finora. Ma Molteni l'anno scorso aveva fatto una grande partita qua, nell'insieme non una grandissima stagione, però giocatore che secondo me ha gli skill giusti 99, per, no? Sì, sì, per essere un giocatore di categoria. Brava Valsesia Basket questa volta, bravo Cazzolato non aver fretta di attaccare il ferro in questa situazione. Quello che dicevo proprio prima, buttare la palla dentro l'area per riaprirla, attaccare il mismatch. Bravo di Cazzolato. Eli Antonio, segnato per Sodero, gioca il pick and roll con Persico. La fa andare, Dosic la tocca ma non la controlla, ancora Sodero che la...
la palleggia, palla dentro, quinto fallo di Dosic, partita finita. Sono i 5 palli più veloci che tu abbia mai visto. Anche perché sinceramente visti da qua secondo me c'erano tutti. Questo sicuramente. A differenza quello di... prima anche. Anche sì. A differenza di un po' sorpreso, qualche brutto fischio, sì. Sì. Un po' sorpreso Nemanja. Sì, assolutamente. Ma come ce ne sono 5? Pensavo ce ne fossero 10. In Wisp 6. E in Wisp ce ne sono 6. Come ma in NBA. Primi tre sono delle vargate al corpo senza giocare la palla. Tanto Persico si è trasferito sulla linea del tiro libero più o meno da 4 azioni a questa parte. Più 9 per Piombino. Bedini per Cazzolato, si fa vedere Petracca in grosso, prova a toccare il centro, scarico per Bedini che fa partire questo tiro. Persico tap out per il suo compagno. Ma questo è un buon tiro costruito da Valsesia Basket, qualcuno non si è accoppiato con Sodero. Bravo Mazzantini. Ma che pagliaccio! Ammazzatelo! È un pagliaccio questo! Altro viaggio in lunetta per Mazzantini. Visto da qua secondo me ci stava come. Se l'è cercato, sì. È andato a cercare quel pallo lì, Bedini. Non bravo a nasconderlo. Altro viaggio in lunetta. E obiettivamente tutti questi viaggi in questo secondo quarto stanno pesando tanto sul punteggio della partita. Sisa Basket ha fatto secondo me un secondo quarto migliore rispetto al precedente, ma sta pagando i troppi falli spesi anche in maniera abbastanza poco utile. Intanto in grosso continua a vedere cose. Quando c'è un momento di difficoltà la squadra prova sempre la giocata, a volte va bene, a volte va meno bene, in questo caso bravo Molteni comunque a ruotare su questa situazione, andare a mettere le mani su quella palla. In grosso, blocco con Petracca e niente, doveva perderla e l'abbiamo perso. Secondo tentativo ce l'ha fatta. Time out. Si ricomincia, 49.7 alla fine di questo secondo quarto, punteggio di 28-39, rimessa dal fondo per Piombino dopo la palla persa di Valsesia Basket. Probabilmente due possessi per Piombino, uno per Valsesia. Valsesia ha bisogno di... Dici? Magari vanno ai 24.2. E noi tiriamo la metà campo, loro tirano la metà campo. La matematica. 4 più 24. Molteni intanto fatica la pressione di Faragalli che sta molto bene. Questa è frazione di passi. Tanto, grande difesa di Faragalli. Assolutamente. Ma su queste situazioni di isolamento obiettivamente se l'altro attaccante non gli va troppo sopra fisicamente, è un bel giocatore, palla un po' morbida. Per un grosso che non trova il blocco. Mazzantini che... Mazzantini pensa che quello dietro... Non si sono capiti! Molteni gli ha gridato un tiro! Mazzantini ha capito un secondo! Guarda che tirava da metà campo! Questo è in grosso, forzato, non va! Finisce qua! Il primo tempo! Tiro. Sì, nell'insieme sì! Speriamo che il secondo sia... Comincia, coach Andreazza conferma il quintetto di partenza così come coach Bolignano, punteggio di 28-39, che altro tanto di Valsesia Basket ha faticato, bella questa palla di Molteni intanto, ma soprattutto secondo me la difesa di Valsesia Basket che non è riuscita a far entrare nei giochi sono in transizione, arrivato. Grazie Paolo, far entrare nei giochi in transizione Valsesia Basket. Ho visto un bel roll. Sì. È una bella palla di Molteni. Intanto questo è fallo di Molteni. Oh,
messa laterale per Valsesi a 14 secondi sul cronometro. Partita obiettivamente ancora lunga, ma Valsesi deve cambiare qualche cosa, secondo me, soprattutto difensivamente. Grazie Paolino, fa sempre piacere. Difensivamente sicuramente, anche perché stiamo facendo fatica in tante situazioni. Intanto abbiamo, facciamo proprio fatica a finire col contatto sempre. Tanto grande azione di Sobero. Vero, si potrà fallo tutta la vita. Dicevo, sì, ma anche perché la difesa di Piombino vuole proprio buttare dentro, e lì i centimetri obiettivamente sono tanti. Intanto un extra pass di Faragalli, cazzolato, che rispetto a inizio anno è un altro giocatore. Ma per la consapevolezza di dover far canestro. Eccolo qua, l'altra cosa che deve fare Faragalli, secondo me, è 28 metri dal canestro nelle mutande di Molteni tutta la vita. Una considerazione, mi viene cazzolato al di là della perrella che è partita adesso. Secondo me voleva darla di sponda sotto un passaggio di sponda. No, secondo me si è sfilato quel paio di chili che lo fa essere molto più performante, più pressione su Molteni, anche se non è un tiratore, però non è quella situazione lì. E anche incrocia, la palla andrà dentro da Eli Antonio, questo terzo lato, che nel lato debole. Bravissimo. Ancora bravo Nick. Intanto Faragalli con gli stivali di Sette Leghe, Petrarca importante, non lo prende. Extra pass per Cazzolato, si alza. Brava Valsesia, quando parlavamo di costruire tiri in transizione, le dovevamo a questo. Secondo me errore tecnico di ingrosso, per quella palla l'ha data via schiacciata, invece doveva essere un passaggio due mani attesi, esatto. Soprattutto ha tolto ritmo al tiratore, secondo me. Fondamentali questo. Bravo Petrarca. Bravo Petrarca ancora una volta. Sì, questa situazione, secondo me, a piede di... Mancato un pelo la rotazione, però... Siete a basket, bravi, buon lavoro difensivo e buon sacrificio difensivo. Bella l'idea, la palla di Ingrosso. Cazzolato! Come l'Inps, che vi toccherà pagare tra una settimana, puntuale! E lo sgarra un colto, il mio commercialista dice di sì. Giusto non fisco, secondo me, la fa vedere più Faragalli. Giusto per commentare il lato tecnico, la palla di Faragalli è stata due mani al petto, due, tre punti di Cazzolato. La palla invece ancora Cazzolato. Bravo, bravo Petrarca. Mamma mia, che bel giocatore Petrarca. Cazzolato sbaglia il più facile dei rigori, peccato, speriamo che questo non fermi l'inerzia valsesiana, che obiettivamente è entrata con un altro piglio difensivo. Tanto ancora ti metto bene, il Dialvo Sodero sta prendendo legnate, sì, a destra e sinistra. E a lui si era combinato qualcosa, gli vengono fischiati. Diciamo che secondo me la chiave è quanto ci mette Manuel Di Meco a fare il quarto fallo per mantenere questo stesso tipo di qualità difensiva. Allora... l'ho chiamato, ok, devo stare zitto. Se succede qualcosa non farmi... Taccio! Ma per taccio. Sempre, tacciti. Tacci. Tanto palla sotto per... È bello il lavoro in taglia fuori e bravo Faragalli andarsi a prendere questa palla. Draghi in transizione, buona la palla. Fischio che ci sta, fuori controllo, Faragalli passa la palla in terzo tempo e non con l'arresto. No, ma veramente un errore elementare. Se te pensi a quanto tempo gli istruttori di basket passano a insegnare il terzo tempo, che è il fondamentale più inutile a livello senior quasi, Paolo? No, lo so bene. Invece quella situazione lì, arresto, palla fuori. Poi tendenzialmente questi sono fischi che in base non mi piacciono, ma a livello di regolamento poi ci sono. No, no, ma è giusto, no, a livello di regolamento ci sta. Non mi piace perché non c'è vantaggio, sì, brutta difesa. Camillo Bianchi, dritto per dritto. Tra l'altro secondo me è errore proprio di lettura, perché Camillo Bianchi lavora 9 volte su 10 sulla partenza col perno sinistro, quindi se incrocia va sempre da quella parte, e la partenza incrociata di solito è nettamente più rapida di quella omologa. Camillo Bianchi fa una cosa che non è da Camillo Bianchi, un errore dalla lunetta.
l'apertura che ci fa sudare, vediamo. Sudavo già senza, La palla va dentro a Di Meco, partenza forte, si gira, bello il taglio di Faragale e di Petracca, a momenti facciamo il canestro del secolo. Sì, davvero. Guarda l'idea, difficile il passaggio, difficile la ricezione. Senza basket, quel raddoppio è la seconda volta che andiamo bene. Buona anche l'idea, secondo me, di coinvolgere Di Meco in post su queste situazioni. Quello è fallo. Perfetta, sfortunato. Era già dentro quel pallone. Sì, ma senza basket con questi tre punti e l'errore grossolano di prima di Cazzolato, probabilmente alla fine li pagherà. Ma senza basket, probabilmente in questo terzo quarto sta facendo lo sforzo giusto. La difesa di Petracca eccellente, le mani di Antonio ancora di più. È semplicemente più lungo. Sì, esatto, gli va proprio nettamente sopra. Ancora Petracca. La difesa di Eli Antonio in questa situazione invece su close out un po' meno. Obiettore di coscienza sostanzialmente. Beh, adesso non ho guardato il plus minus, ma con dentro Eli Antonio non c'è partita. Ormai non sei quella delle statistiche sì, più strane, più inutili della storia. No, Inutile, dai, è strano. È come tua moglie ogni 28 giorni che devi interpretare quello che dice e capire cosa si vuole dire veramente. Sei regolare. Esatto, sei regolare. È una statistica abbastanza femmina per Spinus. Infatti lì Antonio, a ribaltare, bella prestazione dei gnombinesi. Grande palla, siamo andati forse con un uomo di troppo. Rotazione. Senza forza. Anche perché poi è arrivata con un secondo di ritardo questa rotazione, quindi ha lasciato tempo al passatore di vederlo quel passaggio. Palo del Di Meco. Un'altra, anche un'altra volta aveva messo una tripla. Iniziano come Dwight Howard, inizia a metterla anche dalla lunga. Solo su passaggi brutti. Solo su passaggi molto brutti, ad esempio. Tanto ora Persico contro Di Meco, si gira sulla sua spalla. Buono il lavoro di Ingrosso. E lì Antonio l'aveva già capito un secondo prima. Però il problema è che mi sembra evidente che il coach Polignano abbia preparato un raddoppio appena la mette a terra Persico. Anche perché su quella rotazione arriva. Probabilmente ce l'ha. Perché lì Antonio aveva capito 5 secondi prima e se da inizio partita. Esatto, se facciamo inizio partita soprattutto diventa ancora più necessaria con i tre falli di Di Meco e 5 di Dosic, perché Di Meco in isolamento contro. Hai visto in quanto gli ha fatti Dosic il tempo? No, sono 3 minuti e mezzo. 3 minuti e 6 secondi. Potrebbe essere Guinness. Quasi, Tanto Ingrosso, un po' di bebop dal palleggio. Camillo Bianchi è un giocatore, ragazzi, però incredibile. Anche Faragalli. Sì. No, Camillo Bianchi è un giocatore incredibile. Gioca 3-4 ruoli, difende su lunghi, su esterni. Mamma mia come mi piace. Ecco, poi mette quelle che contano. Coach Bolignano, malgrado lo sforzo, si vede a meno 13. Time out necessario per lui. E a breve si ricomincia, punteggio di 38-51, parziale del quarto che recita 10 Valsesia, 12 Piombino. Primi 5-4 minuti del quarto, nettamente favorevoli a Valsesia Basket. Coach Bolignano che spolvera dalla panchina del fan du país Alessandro Percelli, poco contento delle capacità, delle letture di Faragalli, dentro anche Bedini per Di Meco. Effettivamente la partita secondo me è cambiata proprio su quel line-out di Petracca e sull'errore precedente di Cazzolato, tra l'altro brutta persa in questa situazione, come una volta concesso il ricciolo. Di Meco, sì, probabilmente sarà tolto quel raddoppio. Bello il dorsale di Morteni, bravo Percelli a star con lui.
bravo Calzolato a lottare con la situazione Italia fuori. Tanto lì Antonio sta facendo una discreta partita, mi sembra non giusto Giovanni ancora una volta l'area di Piombino si riempie in una maniera incredibile, sembra Shanghai al giorno del carnevale cinese, il martedì grasso, palla giustamente fuori, ma lì la lettura deve essere secondo me diversa, perché quel passaggio nell'angolo c'era già prima sulla penetrazione di Cazzolato. La palla veramente deve uscire prima. Tanto Serchi in campo insieme a Benini, Vercelli, fuori anche Cazzolato. Prova tutto il coach Polignano per provare a spronare la partita. Bella, bella, bella il lavoro. Mazzantini per la giugulare. Bella azione, giocata bene. Bravo lui. Meno 3, no? Sì, qualcosa del genere. Trova meno 16, obiettivamente diventa più difficile. Come una volta la difesa manda dentro, ma quell'area è piena e loro sono grossi. Bravo Bedini a trovare dopo il contatto l'equilibrio per appoggiare. Il problema è che sono sempre un po' soluzioni, non dico estemporanee, ma caso. Bravo intanto Vercelli, di Antonio però. Sono saltati tutti gli schemi per qualsiasi. Paraonda. Ma un po' di bagarre, un po' di pallacanestro così può solo secondo me aiutare qualsiasi a basket, Sì. Sai cosa non è ancora successo? Sai cosa non è ancora successo in questa partita che lo facciamo tutte le volte? Dai, dillo che poi lo facciamo. La ricezione viene fuori. Sulla partita abbiamo messo il palleggio fuori sulla palleggio, perché pare, dici? Tanto buon impatto di Vercelli che sta facendo buonissime cose, Alessandro. Assolutamente. E Sodero si adegua all'ultima azione più esatto. Va in bagarre anche lui. Prende un tiro che c'entra relativamente poco con tutto quanto fatto di buono da Piombino finora. Play grosso, playmaking, Di Meco mette un blocco per l'aria. Ambrosetti. Ambrosetti apre la striscia. Croce Andreazza chiama il time out. Non molto felice nei confronti del difensore di Ambrosetti, che a braccio direi potesse essere Mazzantini. Time out per tutti, meno. Si ricomincia dopo che abbia scoperto che in camera aveva cambiato il parrucchino per l'occasione. Questo gel su questi peli arrivano un po' giù, un po' su. No, se fosse una donna non capireste la fatica che faccio a trattenere. Vabbè, partiamo intanto comunque di 8-0 di qualsiasi, esatto. Il minuto più importante della nostra partita. Perso un po' in luna, parte Di Meco, non fare il quarto, apre queste braccia, bravo. 5 secondi, 4, Mazzantini. Dal resto della media, bravi ragazzi, buona azione. Buona azione difensiva, 2 possessi a 1 per Valsesia, secondo me in grosso attacca Camillo Bianchi che sta con lui. Ma che bel giocatore che è Camillo Bianchi. Oh, mi piace un casino. L'avevamo capito. Chi è l'altro tuo? Intanto Ambrosetti che è caldo. Buona scelta, intanto fischia fallo a Mazzantini. E lui, l'arbitro sulla riga di fondo, è il creativo del gruppo. Se ti sento è lui che gli fa partire. Si ha questo istinto cubista sul fischio. È il copyright. 32 per tirare. No, per finire, scusate. Stavo facendo come tutti, guardavo la palla, non ho visto niente. Però. Sì, no, però cioè anche questo relativamente inutile perché la palla è andata da tutt'altra parte. In grosso. Mazzantini, direi terzo fallo personale. Viaggio in lunetta per Ingrosso. Che non è a un grande rapporto di liberi. Un giro difensivo per Valsesia Basket senza bonus. Senza bonus Valsesia. Senza
Sabonis o Essesi. Difendere. Zanzà. La fai, allunghi la difesa. Ma io l'avrei allungata all'inizio della partita proprio per la mancanza di Yardella e Procaccia, per messo Paragalli, anzi metterei tutte le partite a difendere 28 metri su tutto il campo. Lo fa veramente bene. Esatto. Buona l'idea di Cosbolignano, togliere Di Meco e mettere dentro Cinalli. Cinalli ancora. Mani piene contro Sodero. Esatto. Dal pubblico dicono Cinalli un po' come un terzino sinistro, usato quest'oggi. Pasquale. Eccolo qua che intanto si stacca. C'avevamo un fallo da spendere. Dire che è stato speso bene sarebbe un po' troppo, però diciamo che non è stato tutto sto danno. Dentro Molteni, fuori Persico probabilmente, no? Fuori Persico. Un Bolendler in più per coach Andreazza. Anche Andreazza il profilo è notevole. Botero sarebbe entusiasta. No, grande difesa di Vercelli, grande botta di culo lì. Sfortunata Valsesia, sfortunato Vercelli in questa situazione. Diciamo che meno il terzo quarto con un colpo di direi che è ancora andata fin bene. 2-1, via. Si ricomincia, ultimo periodo. Con Valsesia sotto di 8, 4-8, 5-6, eravamo andati a meno il terzo quarto divertente, devo dire. Sì, rispetto ai due precedenti. Tornati a meno 3, poi siamo sprofondati a meno 13 per poi 14, scusami Pier. Meno 16. Tra l'altro quintetto di coach Bolignano, senza Cazzolato, senza Ingrosso e senza Paragalli nello stesso momento. Bravo Vercelli, bravo Pedini, viaggio in lunetta per Ferdi. No, la spazzatura di Cinalli, vorrei un commento su questa azione. Ho messo perché secondo me abbiamo tirato fuori un coniglione dal cilindrone. Esatto. Andando, non so dove andare. Sai com'è la privazione è una stronzita. Tanto Bedini va giusto un filo corto. Perché non c'è il fisico per tirare. Dove fare un po' di più. Bedini ogni tiro però esce diverso dall'altro. Bravo Ambrosetti contro Molteni. Quello che secondo me bisogna proprio fare. Sì, ma vai in difficoltà ragazzi sulla pressione. Tanto Mazzantini. Buono il lato debole di Cinalli, brava Valsesia Basket. Fischiaccio. È stato tocco della difesa, però chapeau a Cinalli che a differenza dell'attacco in difesa sa bene dove andare, va a far finta d'aiuto, ritorna sull'uomo. L'attacco piombinese perde un attimo il GPS, pressione su Molteni è la chiave. Palle scivolata di Sodero. Buon Tegel da Caprile. È in clima derby di questa sera. Derby della Madonnina. Buon impatto di Vercelli sul match. Sono sempre contento io quando Alessandro ha l'impatto. Per la considerazione di prima, qualità e statistica femmina avrà un plus minus più che positivo Vercelli. Ah, quasi incredibile. Adesso vediamo un Flintstone. Sì, esatto. Quando sei più ubriaco mi sembra da claudicare, sì. Rosetti attacca tutto quello che trova. Questa scelta non è stata proprio la migliore. Però a momenti con che ne sono incredibile. Cioè che poi è andato un metro al ferro. Intanto Cinalli. Bel lavoro ancora Cinalli Ambrosetti. Ambrosetti cerca di girare davanti a Eli Antonio che ha posizione, ma lottare. Ambrosetti sta lottando, deve mantenere però, malgrado voglia di metterci tanta garra, lucidità nella metà campo offensiva.
importanti per Cazzolato e Ingrosso nel caso in cui la partita... Che palle! E ancora una volta su questa pick and roll alto, bravo lui! Ambrosetti e Cinalli si sono persi giusto un attimo su quella situazione, non sono riusciti a mettergli pressione. Pessime spaziature di Varsesia Basket, mamma mia. Cinalli. Metri di spazio. Ma senza parola. Concentrato va via di testa veramente su questa situazione. Cambio punitivo penso per Riva. Non ho visto chi era accoppiata. Ecco questo. Questo è culo! Volteni, la sinistra ce l'ha morbida. Questi 4 punti di Piombino by Molteni secondo me peseranno tanto alla fine. Bravo il giovane playmaker. Vercelli, a proposito di giovani playmaker, con personalità, però non se ne sentiva proprio l'esigenza di un tiro così affrettato. Palla arriva lì Antonio, partenza buona, Cinalli lo tampona come all'autoscontro delle giostre, giustamente viene fischiato fallo, ritorno intanto il titolare Faragalli. Dentro Faragalli, fuori Mazzantini, no la cazziata non era per Riva ma era per Mazzantini, anche se c'è nulla a togliere, obiettivamente battezzare un po' Cinalli ci può stare, eh. Anche perché è uscita quella palla, non aveva parole, se toccava il fiato, veniva... A no, forse c'era stata un po' di pigrizia sulla situazione precedente difensiva che poi ha provocato il cambio. Questa non è una gran scelta, questo raddoppio. Camillo Bianchi è veramente come la ghigliottina ai tempi della rivoluzione. Una sentenza, di nuovo più 11 Piombino. E Varsesia Basket deve ricominciare. Si alzano Cazzolato in grosso. Ferdi, arresto e tiro dalla media. Opa. Bravo Ferdi. Bianchi. E in una di quelle serate, intanto Faragalli. Bianchi si lamenta un attimo sulla qualità del blocco. Molteni comunque ha già perso 10 secondi. Inizia adesso l'azione di Piombino e di Antonio per Mazzantini, che è partito settimo uomo e poi non penso sia mai più uscito. Attacca forte. Posso dire che la coppia dei grigi non ha arbitrato a favore di nessuno ma ha arbitrato male? Sono d'accordo, che qua gli Antonio lo fa vedere bene, Cinalli lo fa vedere male. Fuori Ambrosetti, fuori Cinalli. Quintetto con Petracca da 5, Bedini da 4. Anzi, Cazzolato va da 4, no, accoppiamenti sono... Ha subito Eli Antonio. Tagli stasera aveva un adulto in mezzo ai bambini Eli Antonio, eh. Penso che abbia preso una legnata Petracca. E Varsesia Basket che è in bonus. Aia, a 7 minuti dal termine della partita. Guarda dentro Eli Antonio, Sodero. Scarica fuori. Palla difficile. Anche questo non poteva metterlo. Allora la palla arriva a Bedini che attacca, scarica Faragalli, extra pass per Petracca, costruito. Questo costruito bene. Varsesia Basket, continuo a dirlo, è una squadra che ha veramente bisogno di correre, correre. Ora bravo Faragalli. Faragalli banale, manda Molteni in lunetta. Tra l'altro trova anche fiducia. Con tutti i playmaker del mondo. Mette il primo Molteni. Molteni, questo quarto, dicevamo 4 punti in precedenza, altro viaggio in lunetta adesso, fan 6. No, fa 5, scusate, e obiettivamente questa partita pesano. Varsesia brava a rimanere lì comunque ancora meno 7, malgrado una partita non eccezionale. Questo è fallo. Viaggio in lunetta per Faragalli. Tanto Bedini a momenti fa una remix che la vedremo solo al posto.
Galli e Luletta, Luletta con cui ho un rapporto quantomeno ondivago. Mazzantini dentro, Molteni fuori, Sodero da playmaker. Stavo guardando, dice l'allenatore di Valsesia con la giacca che non la molla mai, è a termico. Di Meco pronto sul cubo dei cambi. Vediamo se decide di... togliere Petracca, giro di fiato per lui. Sinceramente avrei tolto Faragalli. Vabbè. Questo blocco di Riva è un po' al limite, passato dagli altri. Sodero non si capisce. Posso dire misunderstanding? Qualsiasi a meno 6, Piombino obiettivamente senza Iardella e Procacci, Qualsiasi sfortunata, Qualsiasi sfortunata questa sera, 2-3 in out vuol dire essere appunto appunto in questo momento, e lì Antonio con la prima paccata della partita. Disbattito questo! Camillo Bianchi, bravo ad alzare la mano subito! Rimessa laterale per Valsesia, importante provare a portare a casa punti in questa azione dove obiettivamente la partita si è un attimo girata. Quante palle posso fare più bene? Troppe, sì, poi questa qua è... non è da Eli Antonio, eh! Persico si prepara, probabilmente no. Buon Giacomo Eli Antonio ha bisogno di un 30 secondi di... L'ha aiutato tanto, questa sera sì. Meco con un blocco limitissimo, bello lo scarico per Bedini, che attacca forte. E anche questo, due punti che insieme ai precedenti rischiano di pesare. C'era un mezzo contatto, secondo me ci può anche stare il non fischio. Che lì bisogna far canestro, poi si fischiano questi body check. Secondo me è proprio poco in clima partita gli arbitri questa sera. Questo è un body check che è proprio un brutto fischio. Contro lo spirito del gioco, d'accordo. Tanto gli toglie di solito dalla lunetta una sentenzina anziché no. La grande farò l'ornitologo. Ecco, adesso si è messo a posto la maglia di sicuro sedia, perché probabilmente era quello che lo sbilanciava. 1-2, meno 7. Sì, meno 7, bisogno di... 3 possessi. 3 possessi di svantaggio, ma bisogna di far canestro. Fare 2 possessi offensivi con continuità che diano un po' di entusiasmo. Mazzantini, brutta difesa, palla di Faragalli difficile, spaziature pessime. Capitano, capogiocatore, canestro importante, importantissimo. Faragalli con la pressione su Sodero, bravo a togliergli la ricezione. Bedini, palla toccata, palla recuperata. Faragalli sta facendo buone cose in difesa. Dico la mia, secondo me questa non può essere, adesso bravissimo, litigo col mio compagno di telecronache, questo lo può essere frazione di passi perché non aveva il possesso della palla. Secondo me era brutta, ti viene da fischiare ma non era in frizione di passi. Poi il passaggio di Faragalli non era bello, nell'etica del gioco il fischio ci sta, però tecnicamente non era in frizione di passi. Enrico Ingrosso, anche lui, pressione su Mazzantini che li impunta, dribble anche lui anziché no. Sesia Basket deve veramente continuare a mettere pressione sui palleggiatori. Veramente in difficoltà atavica. Tanto il Sodero contro... E lì Antonio arriverà allo sbarco dal pullman, monumento equestre con cavallo su due gambe. Come ha fatto a prenderla? Era in mezzo 47.
87, ma il braccione è un po' più lungo. Cesar Basket adesso bisogna trovare un altro canestro. Ancora una volta sfortunata, bravo Di Meco andare a mettere pressione a Persico e bravo Bedini a toccarla. Cesar Basket ha bisogno di andare dai suoi giocatori. Ancora canzolato, arresto di tiro dalla media, Bedini con un saltone, ma Eli Antonio lo prende prima, impattisce Polignano. Evidentemente qualcosa non è andato come voleva lui. Persico raddoppiato come tutta la partita. Ma se da basket capitalizzare, perché stanno facendo molto bene dietro i ragazzi. Bisogna capitalizzare dall'altra parte, vi dite, datemi un playmaker e vi alzerò il mondo. Effettivamente in questo momento la doppia assenza di Ardella Procacci comincia a pesare per coach Andreazza. Qualsiasi ha bisogno di trovare attacco e non palle perse. E ha bisogno altro sforzo difensivo per Valsesia Basket contro Petrarca entrare. Sta bene con Persico. Valsesia Basket mi sembra un po' in apnea. Cos'è? Quarto fallo di Dimeco. Saranno due tiri liberi. Fuori Faragalli, dentro in grosso da playmaker. Penso ci sarà tanto pick and roll laterale per entrare nei giochi, vediamo cosa succede. Non so, posso dirlo che avrei usato un timeout un paio di azioni fa, ma giusto per dare un po' di fiato ai ragazzi che avevano speso tanto. Puoi dire. Persico intanto mette il primo. Posso dire che non mi piacciono queste calze gamba lunga? Le trovo di un inguardabile. Sembrano quelle per la flevite. Sì, no, veramente. Proprio sia bianche che nere, brutte, bianche peggio ancora. Magari fa le punture di Sele Parina. Tracca! Francesco, col pop out, dicevamo pick and roll per entrare meno nei sei, giochi, meno 6, se sia basket ancora lì, ci vuole difesa, è in grosso che da quel pick and roll tiri fuori qualcosa, qualsiasi che cambia molto di più, Sodero Di Meco è un quinto fallo ambulante ogni azione. Mamma mia. Bravo Guglielmo, in controllo del corpo, in equilibrio. Grande canestro. Sì, sì. Tanto chiudo un po' il palleggio presto, è consegnato per Bedini. Sale ora Di Meco, cazzolato col solito ricciolo, va a trovare spazio in angolo, la palla arriva Di Meco, in grosso non la prende. Il tempo passa, i 24 stanno per scadere, è in grosso a pagare la cauzione per tutti. Meno 5 e da 2, meno 6. Fake di time out dalla panchina piombinese. No, incomprensione tra il tavolo e la panchina. Canestro di ingrosso, difficilissimo. Ma da due. Anche Valsesia Basket che non alza più la difesa. Io sinceramente Ambrosetti in questo momento l'avrei messo, ma proprio per mettere più pressione ai palleggiatori piombinesi. Persico, bravo Nick, ancora una volta. Arriva ora Bolteni, Bedini adesso non deve farsi golosire dalla palla. Sta bene con Camillo Bianchi. Lo ridico. Se pensiamo al peso specifico dei canestri che ha fatto in questa partita Camillo Bianchi, tantissima, tantissima roba. Tanto in grosso, cerca la palla dentro, cerca la palla dentro, il tempo stringe, secondo me c'era anche lo spazio per prendersi quel tiro. 14 per tirare, Valsesia meno 8. Diciamo che se non fai canestro adesso diventa difficile, Paolo? C'è una tripla, o comunque un canestro veloce, comunque una situazione veloce. Cazzolato ancora, bravi, giocato bene, ora è pressione, è brutta difesa, però lasciatemi dire di Piombino su quel ricciolo, ma in tutta la partita non lo difendono benissimo. E lì Antonio la vuole profonda, ci vuole pensare lui contro Petrarca. Arriva ora il raddoppio di Bedini. Questa è un'infrazione di passi tutta la vita.
Ancora una volta, arbitri assolutamente non in feeling con la partita. Come i giocatori ogni tanto non sono in forma, anche gli arbitri non sono. No, proprio feeling con la partita non è zero. Che tradotto vuol dire non ci hanno capito. No, esatto. 5 secondi. Tanto Persico riceve. Persico in lunetta, reduce da un 2 su 2, anche uno solo. Ma poi li mette sempre. Ecco, anche però anche solo uno. Cambia la partita, fuori Molteni dentro Mazzantini. Un minuto, tre possessi, diventerebbe quasi Mission Impossible. Vediamo. Non tocca neanche il ferro. Edoardo Persico, l'ho visto tra l'altro anni e anni fa, in quel di Biella, allenato da Coach Becchi con un paio di nostri ragazzi, tra cui il figlio del presidente. Una vita fa. Ma forse era già andato via il figlio del presidente, è arrivato più tardi. Però il tempo passa, dovremmo trovare una soluzione un po' più veloce, il prossimo forse non si è accorto del tempo. Uno split al pick and roll. Certo, giustamente, difendono i tre punti i ragazzi. Coach Andreazza, che hanno tutta la calma del mondo, qualcuno deve far fallo, far qualcosa, no? Massese decide di difendere, però il problema è che non sta aggredendo la palla, secondo me. Quando ha aggredito la palla in questa partita ha fatto buone cose. E questo qua è il chiodo sulla... Per tre quarti, Giacomo Di Antonio, Persico costante. Ma come i migliori diesel, questo quarto mette, se non sbaglio, 8 punti, uno più importante dell'altro, 6-8. Sesia Basket invece, secondo me, ha fatto l'errore di togliere da 2-3 minuti, quando sono rientrati in grosso cazzolato, non me ne vogliono, di togliere pressione alla palla, e da quel momento lì l'attacco piombinese ha ricominciato a trovare le soluzioni che meglio gradisce. Sesia Basket tra l'altro aspetta qua settimana prossima un'altra partita casalinga, capolista, capolistissima di San Miniato, anche perché Omegna all'intervallo stava perdendo ad Alba, eh? E poi va e poi va a Terranova a giocare. Terranova semi rifatta, cambiato allenatore, inserito Cucco, inserito Vico, che all'intervallo anche lui ne aveva fatti già una quindicina, giusto per... Giocheremo contro Vico per l'ennesima volta. tu avevi dato per bollito. Beh, dipende che pallacanestro gioca, se rimango dell'idea che ad altissimi livelli mi sembra un giocatore. Ah, prima il fuori gioco l'arbitro, non si sa bene perché. Cazzolato, in grosso, tiro veloce. Si lotta a rimbalzo, la tocca, non tutti, la controlla poi Mazzantini, che prende una botta, saranno due tiri liberi. Partita del Sesia Basket, secondo me, se dobbiamo fare una valutazione, se dovessimo fare una valutazione complessiva con due quarti, tre quarti discreti, il secondo, il terzo e il quarto, brutto approccio alla partita. Altra considerazione che mi viene, un po' sfortunata, due o tre in out in momenti importanti, dove invece Piombino è stata esiziale. Esiziale, sì, ci tenevo a dire. Dobbiamo fare l'autocanestro. Ci siamo riusciti. Millo Bianchi difende anche su questa situazione qua. Tanto in grosso... Vincenzo, il tifoso qua ci tiene. Tecnico. Intanto non abbiamo spostato la telecamera. E Sodero ride. Probabilmente perché ha pestato la riga di fondo e c'era già stato un avviso sul
sulla rimessa precedente, l'avviso a quel di Piombino, però ribadisco, non ho capito, però non so, cioè l'inutilità del fisco, l'hai capito? Sì, cubista. Brutto arbitraggio questa sera, Paolo, e ripeto, secondo me non ha cambiato i soldi della partita, perché Valsesia Basket l'ha persa per demerito suo. Però 3 secondi e 2, viaggio in lunetta per Elia Antonio, brava Piombino a portarla a casa anche senza due giocatori importanti come sono veramente Iardella e Procacci. Tanto mi fa sempre sorridere questo. Perché sì, no, ma in effetti era 3 secondi che non stava bene alto, proprio lì al toglio prima che si faccia male, ci sta secondo me a fischiare. Se scappava via ci poteva stare a andare. Più 9 Piombino, cazzolato col tiro da metà campo. Corso, Valsesia Basket, una settimana di lavoro intenso in attesa di Piombino. Un'altra settimana in attesa del viaggio a Terranova, trasferta ben più importante, poi, se non sbaglio, pausa Coppa Italia. Ciao a tutti! Ciao.